corso Competenze Digitali organizzato dalla cooperativa Agorà, Marche e Servizi, CIPA Formazione, CPA Pesaro Urbino, avviato nel mese di luglio, si è concluso nel mese di dicembre 2022. Il corso ha rilasciato a 13 allievi un'attestazione di qualificazione professionale ai sensi della DGR 1093-2020 e di DPF 772-2020. Il presente progetto formativo rientra nell'avviso pubblico l'autore di formazione professionale ed è stato elaborato in base al quadro europeo delle competenze digitali. La richiesta è pervenuta sia dal sistema produttivo locale sia dai cittadini, in particolare dal territorio della provincia di Ancona, per nuovi inserimenti lavorativi e per la riqualificazione di profili già occupati in relazione al nuovo contesto lavorativo e naturalmente le più moderne tecniche da applicare nello svolgimento di attività quotidiane. Al fine di rispondere a questo fabbisogno rilevato è stato così proposto un corso di alfabetizzazione digitale che risponde alla necessità dei cittadini di sfruttare in modo più consapevole tutto il potenziale comunicativo e informativo del web, così da poter partecipare in modo attivo alla società dell'informazione. Con questo percorso formativo i cittadini hanno acquisito una serie di competenze che consentono loro di ricercare informazioni di interesse in modo efficiente e sicuro nel web, di gestire dati, documenti, condividere informazioni e contenuti con altre persone, interagendo così in modo attivo nelle comunità virtuali e accedendo ai servizi digitali della pubblica amministrazione. La partecipazione a questo corso si poneva come obiettivo l'acquisizione di competenze digitali da parte dei cittadini per facilitarne l'uso in ambito lavorativo e in altri contesti, attraverso un percorso formativo e di certificazione che traducesse gli aspetti teorici del framework in conoscenze e abilità pratiche. L'agenda per la trasformazione digitale 2021-2027 delle Marche ha tracciato un percorso di sviluppo che coinvolge tutti i settori economici, ridisegnando un piano di sviluppo trasversale agli stessi, rappresentando una cornice su cui si innestano diversi interventi, così da poter operare in maniera integrata in diversi ambiti. Ad esempio parliamo dell'ambito dell'innovazione, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'agricoltura, della mobilità, della formazione, lavoro. Quindi uno scenario, quello che è prospettato, dove le competenze informatiche e digitali avranno un ruolo sicuramente centrale da poter giocare.